un angolo remoto della galassia lontano dalle vie dello spazio, dove non ci sono città, non ci sono ricchi né mondi per cui combattere. Solo un occasionale asteroide miniera da cui sono estratti metalli da spedire ai centri popolosi della galassia. Ma in una di queste miniere la routine della vita quotidiana sta per essere sconvolta dal fuoco, il fuoco dei cieli. Emergenza, emergenza, questo è il centro minerario Delta. Siamo stati attaccati. Ripeto, siamo stati attaccati. Qui è l'astronave fantasma, vi sentiamo miniera Delta. Siete stati attaccati da cosa? Lo saprete quando lo vedrete voi stessi. Stiamo arrivando, miniera Delta. Presto, presto! Draghi! Ecco perché volevano che vedessimo con i nostri occhi. Sei mai andato a caccia di draghi, Space Ghost? No, ma c'è una prima volta per tutte le cose. Questo è davvero molto strano. Il drago è esploso! Che cosa credi che sia, Space Ghost? Non ne sono sicuro, ma credo che sarà meglio cimentarsi in una battaglia più ravvicinata. Space Ghost! Metallo! Space Ghost, che è successo? Quei draghi sono astronavi robot. Bene, siamo arrivati all'ultima. Un momento, non serve niente fermare questi aggeggi. Dobbiamo anche scoprire da dove provengono. Che hai intenzione di fare, Space Ghost? Chiedere un passaggio, Jan. Seguitemi, ma a una certa distanza. Vi staremo dietro, Space Ghost. Che ci fa questa cappelliera gigantesca nella pancia di un drago? Jan, Jay! Cosa succede? Carbonite. Allora gli altri draghi erano un trucco per permettere a questo di rubarla. Vuoi dire che si tratta di un furto di metalli? Lo sapremo tra un minuto. Il drago sta iniziando a scendere verso il quarto asteroide. Mettete in orbita l'astronave fantasma e state pronti a tutte le evenienze. Lascerò aperto il mio comunicatore, così potrete sentire. Credo proprio che adesso ci voglia un po' del mio potere invisibile. E immagino vi stiate domandando cosa ci faccio io in mezzo a voi. Il tuo potere invisibile è inutile qua sopra, Space Ghost. Gli occhi delle mie guardie robot rilevano il calore e la luce. Chi sei tu? Parla. Benvenuto, Space Ghost. Io sono Repto. Molto bene, Repto. Che cosa vuoi fare con quella carbonite? Te lo mostro subito, grandissimo impiccione. Una volta raffinata, la carbonite diventa il carburante più potente dell'universo. Tra un'ora i miei draghi dello spazio decolleranno per conquistare la galassia e saremo noi rettili a governare. Forse ho qualcosa da obiettare. Fermati, Space Ghost! Jan, Jace, io andrò a cercare la raffineria e la metterò fuori uso prima che Repto possa rifornire quei draghi. Ricevuto, Space Ghost! A quanto pare Space Ghost ne guai fino al collo. Andiamo a dargli una mano. Ehi, attento a quei controlli, Jace! Ma io non ho toccato nessun controllo. I controlli non rispondono più. Stiamo per schiantarci! Space Ghost, prima di andare avanti è meglio che tu dia un'occhiata a questo. L'astronave fantasma! L'ho presa con il mio raggio trattore. Precipiterà tra qualche secondo, a meno che tu non mi dia la tua cintura e i tuoi bracciali. Ora, Space Ghost, non hai molto... Perché non te ne torni a strisciare sotto la tua roccia, Repto? Hai qualche idea brillante, Jan? Nemmeno una. E tu? Credo di averle lasciate sull'astronave. Un bel bagno di vapore farà bene a quei robot. Ora andiamo a cercare Space Ghost. Cos'è quello? Oh, deve essere qui che Repto costruisce i suoi robot. Il laboratorio di Babbo Natale non sarebbe più fornito. Ehi, finalmente mi è venuta un'idea brillante. Jan, aiutami.
Che te ne pare, Blip? Non riconosce più i suoi amici. Blip, torna qui, siamo noi. Blip, sei un genio. Blip è un genio. Mi è venuta un'idea grandiosa, so io come usare quelle buste. Prendine ancora, Blip, e poi andiamo a cercare Space Ghost. È un vero peccato che nessuno di voi sappia come si gioca a dama o a scacchi o a carte. Space Ghost, siamo noi. Andiamo, dobbiamo riprendere la mia cintura e i bracciali. Draghi, all'assalto ora! Perché avete portato qui i prigionieri? Non fa niente. Space Ghost, ora vedrai Repto impadronirsi di tutta la galassia. Spiacente, ma c'è un leggero cambiamento, Repto. Tutte le guardie nella sala di controllo, immediatamente! Repto, il conquistatore della galassia, è stato annullato a causa di difficoltà tecniche. Al suo posto assisterete allo spettacolo la disfatta dei draghi dello spazio. Può darsi che questa volta tu abbia vinto, Space Ghost, ma io non... Repto, tu parli troppo come sempre. Nel luogo dove ora ti spedirò non potrai volare nemmeno con un aeroplano di carta. Ma che diavolo è? È un piacere vedere che nonostante tutto hai ancora voglia di scherzare, Blip. Scherza sempre. E così un aspirante tiranno viene consegnato alla giustizia insieme ad un intero esercito di robot e alla sua squadriglia di draghi, e tutto grazie al coraggio e all'ingegno di Space Ghost. Perché la gloria spetta a lui? È stata mia l'idea di indossare i vestiti dei robot. Oh, stai zitto,